Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio parlare di infissi insonorizzati, perché piccole differenze in questo campo fanno grandissime differenze. Ma facciamo una piccola premessa, perché l'acustica è molto complessa. Trovi altri video nei quali ho parlato di questo argomento, ma voglio puntualizzare alcuni aspetti. Ad esempio, quello che possiamo percepire con il nostro udito, noi possiamo sentire delle frequenze da circa 16 Hz fino a 22.000 Hz, quindi basse frequenze, i bassi e gli alti. Oltre i 20.000 Hz li sentono ad esempio alcuni animali come i nostri amici a quattro zampe e noi non siamo in grado di percepirli. E poi quanto invece sentiamo, quindi la pressione sonora, il livello di volume, noi possiamo sentire dai 20 decibel fino ai 130 decibel. I 20 decibel è un livello che magari anche poche persone riescono a sentire, magari alcuni fortunati musicisti che hanno un orecchio molto molto allenato e molto fine. Invece 130 decibel è meglio non sentirli, perché equivale ad esempio al rumore di un motore a jet quando si è lì nei paraggi di un motore a jet, e oltre a essere la soglia del dolore è anche una soglia in cui avvengono dei veri e propri danni fisici all'apparato uditivo, e poi ci scordiamo di avere tutto questo campo di frequenza e questo campo di volume di decibel. Ma veniamo alla domanda principale: piccole differenze fanno grandi differenze. Perché ti ho fatto questa premessa? Perché parliamo di decibel. Ad esempio, se io qui avessi una fonte di rumore di 60 decibel, tu sentiresti 60 decibel, sei d'accordo? Io prendo questa stessa fonte, ne metto due da 60 decibel, tu in questo momento non sentirai più 60 decibel, sentirai 63 decibel. E mi sembra già di sentire nella tua testa che dici, vabbè dai, sono solo 3 decibel, più o meno uguale, come quando guardi due preventivi con 3 decibel di differenza. In realtà la scala di misura dei decibel è una scala logaritmica, una scala complessa, che praticamente ogni 3 decibel c'è un raddoppio di pressione sonora. Quindi qui senti un po' di baccano, qua senti il doppio di quel baccano lì, quel secondo caso che abbiamo fatto. Come hai visto, piccole differenze fanno grandissime differenze, e purtroppo noi come col cervello umano facciamo fatica a capire queste cose, perché vediamo numeri piccolini e ci sembrano cose molto vicine. E tornando all'esempio di prima, se io prendo la stessa fonte di prima da 60 decibel e stavolta ne metto 10, passo da 60 decibel a 70 decibel. Non ti voglio neanche raccontare quanto cambia. Facendo un esempio banale, ti potrei dire, col primo esempio potrei abitare magari in una casa dove riesco a vivere bene, nell'altro esempio devo cambiare casa. E il suono è molto complesso e ha bisogno di molto equilibrio. Tutti gli elementi, non solo gli infissi, ma tutti gli elementi all'interno dell'abitazione devono essere equilibrati tra loro. E l'equilibrio è proprio uno dei fondamenti del sistema Bisacchi. Se vuoi quindi vivere in una casa insonorizzata e una casa confortevole dal punto di vista acustico, vai su www.bisacchi.it e chiedi una consulenza. Ciao e al prossimo video. Metti mi piace e segui il canale attivando le notifiche per non perderti i prossimi.